19 marzo, San Gudenzo, la manifestazione contro l'eolico nel Mugello, sui crinali appenninici. Siamo appunto in compagnia del sindaco di San Gudenzo e del sindaco di Porto San Benedetto, due sindaci accomunati appunto dalla contrarietà a questo tipo di installazione industriale. Quindi iniziamo appunto col sindaco di San Gudenzo con le motivazioni principali di questa contrarietà. Sì, allora... Intanto questa manifestazione che oggi si è svolta a San Gudenzo è stata organizzata da tante associazioni, tutte con questa finalità di porsi in maniera contraria al progetto di eolico industriale del Monte Giogo di Villore, ormai si chiama per tutti eolico del Mugello. Sono stato invitato, io con il mio collega dell'Emilia Romagna Monti, con il quale abbiamo sempre condiviso le politiche territoriali dei nostri comuni. Siamo due comuni di montagna sull'Appennino, anche se siamo in due regioni separate, abbiamo anche un patto d'amicizia tra di noi, e questo patto d'amicizia oggi ha sempre più valore perché tutte e due ci troviamo a contestare questo tipo di impianto, non tanto nell'impianto in sé, non nel merito dell'impianto, ma quanto sul posto è stato scelto. Cioè, questi impianti sicuramente vanno fatti, andranno fatti, però bisogna stare molto attenti, vanno fatti solo ed esclusivamente quando gli interessi in gioco vengono tutelati tutti, e gli interessi in gioco non sono soltanto quello energetico, ma anche quello naturalistico e anche ambientale e paesaggistico. Cioè. Bene, perfetto. Allora, sindaco Monti, per quanto riguarda appunto essere questo contro no eolico, in realtà non è essere contro l'eolico in quanto tale, come appunto ha affermato anche il sindaco di San Gudenzo, ma essere contro questo tipo di installazione, questo tipo di progetto. Esatto, io ci tengo a dire che non sono assolutamente contro le energie rinnovabili, assolutamente, come ho detto anche in precedenza, addirittura io sono a favore anche del nucleare, però ribadisco il concetto, l'eolico e le energie rinnovabili vanno poste dove non fanno danno alla natura, perché non si può pensare in nome della green economy eccetera eccetera rovinare una parte di un ambiente oltretutto stupendo e menzionato anche nella Divina Commedia. Non ha assolutamente senso. Bene, allora in questo momento la situazione diciamo è in mano al governo che deve decidere se fare l'impianto, se dare l'autorizzazione o meno. Che cosa si aspetta, sindaco Piani? Io mi aspetto che si riesca a sbloccare a livello governativo quegli impianti che evidentemente sono da sbloccare, come si è visto, come si sta sentendo dire appunto negli ultimi giorni, però che si riesca anche a bloccare con coerenza e con determinazione quegli impianti che sono troppo invasivi, e soprattutto mi riferisco a questo, cioè impianti di questa taglia, di questa tecnologia, insomma, nell'ambiente più fragile d'Italia. Cioè, non lo dico io, cioè l'Appennino, la dorsale appenninica è considerata uno dei luoghi più fragili d'Italia da tutti i punti di vista. Bene, sindaco Monti, faccio un po' un ping pong di domande appunto. Allora, qualcuno dice anche che questo impianto, qualora venisse realizzato, è una sorta di avanguardia per poi colonizzare tutto il crinale. Secondo lei è un'ipotesi verosimile oppure no? Io, la mia idea che mi sono fatto, che porto avanti dall'inizio, che questo qui diventerà una cattedrale nel deserto. Ci sono speculazioni grosse che cercano di portarlo avanti, perché gli interessi personali logicamente sono importanti per chi e per le aziende che hanno deciso questo qua. Io non ci credo in questo qua, anche perché ci sono problemi di io non sono un tecnico, ma mi hanno spiegato che il vento per far funzionare bene le pale eoliche dovrebbe essere teso e costante. Qui è un vento a volte impetuoso e molto incostante. Poi, ribadisco, non sono un concetto, però vorrei dire ancora una volta che rovinare l'ambiente in nome dell'ambiente non ha senso.
Bene, torno da Sindaco Piani. Allora, girano, abbiamo sentito, ho sentito precedentemente appunto il suo intervento in cui è stato anche detto che ci sono delle favole, delle leggende metropolitane che girano, chiamiamole delle fake news, ma realmente dai calcoli previsti del progetto ci sarà una produzione energetica per 100.000 persone? Allora, io non lo so, francamente, non lo so e non prendo atto di questi dati che l'azienda ha sicuramente elaborato, non entro in merito a questo, io entro in merito al fatto che dobbiamo gestire questa transizione energetica nella maniera più corretta per il nostro paese, e qui mi riferisco all'Italia intera, cioè dobbiamo individuare delle aree sacrificabili da un certo punto di vista, perché già sacrificate dall'antropizzazione dell'uomo, da aree degradate, e bisogna concentrarsi su quelle senza andare a toccare o a contaminare nuove aree. Cioè, qui si sta parlando del crinale appennino, è l'ambiente più selvaggio che è rimasto. Cioè, portare lì l'industria è veramente, secondo me, ripeto, un controsenso. Dopodiché, se affrontiamo degli altri siti dove le componenti ambientali, paesaggistiche, vengano naturalistiche, vengano salvaguardate, facciamoli lì. Si sta parlando tanto dell'offshore. Io non sono un tecnico, non so se quello nel mare ha degli impatti, però in linea di principio credo che noi bisognerà fare una mappatura seria di tutte le aree a livello italiano e dare anche a queste ditte private, che credo ne abbiano anche diritto, cioè dargli la certezza che in quelle aree si può fare e non fargli fare questi tentativi, queste prove, come si diceva prima, a mo' di cavallo di Troia. Cioè, se parte questo impianto, allora dopo passa il concetto e l'Appennino può essere sfruttato da un punto di vista diciamo industriale. Ecco, io invece, a differenza di quello che ha detto il mio collega amico Monti, io qualche timore ce l'ho, perché qui se questo progetto viene in qualche modo realizzato, non sarà più l'Appennino quel luogo inviolabile da tutti i punti di vista delle tutele e quant'altro, e sarà tranquillamente pronto per accogliere un tipo di sfruttamento della montagna e non una valorizzazione della montagna come invece si sta cercando ormai da tanti anni di dare, insomma. Bene, allora, sia per le popolazioni montane dell'Appennino, ma anche per tutti gli amanti, diciamo, della montagna e tutti gli amanti che usufruiscano appunto di queste bellezze, che cosa ci possiamo aspettare? Che tipo di speranza c'è affinché non venga, diciamo così, violentato l'Appennino? Io le posso dire che tutte le persone con le quali ho parlato, turisti compresi, e noi, ribadisco, come ha detto il mio collega di San Gaudenzio, che noi viviamo di turismo, non possiamo sperare e non ci vogliamo neanche pensare che vengano fatte delle industrie quassù, ma sarebbe anche impossibile tecnicamente. Io tutte le persone, tutti i turisti che ho sentito, che ho interpellato, che mi sono venuti anche a chiedere a proposito di questa, ci sono detti assolutamente contrari. No, perché vengono le persone che vengono quassù sabato, domenica, d'estate, d'inverno, soprattutto d'estate, perché logicamente è più bello la natura, eccetera eccetera, e vengono quassù per godere della natura. Cioè, immagina nell'altipiano dei Romiti e la cascata della Quacheta, che vedere una pala alta 180 metri che gira. Poi la domanda ha già una risposta in automatico. Bene. Nessuno di quelli che vengono quassù per godere la natura non vogliono soltanto vedere quella pala, ma anche tutto il lavoro cantieristico che diciamo è stato fatto per mettere su quella pala. Benissimo, allora io vi ringrazio, speriamo. Un ultimo appunto. Sì, prego. Volevo ribadire, scusate, soltanto un concetto. Cioè, la nostra posizione, penso che dalle nostre parole, dalla nostra enfasi sia chiaro, tra l'altro. Cioè, non è una questione, come si può dire, scomposta, aggressiva, cioè è un punto di vista da due amministratori che si trovano oggi ad amministrare due comuni di montagna. È un punto di vista, sicuramente ce ne saranno altri, ci saranno chi sarà a favore, come in tutte le cose. Io credo che però, se non si trova la tranquillità per parlare di questi temi sulle questioni, diciamo, di natura pratica, allora difficilmente riusciremo a fare una transizione energetica che non lasci dietro anche tanti
tanti disastri. Non deve esserci una contrapposizione né politica né ideologica, su questa roba qui bisogna entrare nel vivo di questi progetti e capire dove è la loro collocazione più giusta. Tutto qua, ecco, come ho sempre fatto, ho sempre mantenuto il rispetto delle istituzioni. Certo, la mia è una posizione ferma, una posizione convinta, però ecco, nulla a che vedere con quello che ecco, esprimo il mio parere, tutto qua. Perfetto, allora di nuovo grazie, e quindi l'ultima parola è al governo, e speriamo che sia una parola coscientemente positiva. Bene, grazie a tutti. Grazie. Arrivederci.